Mense scolastiche bloccate in aumenti delle tariffe, retromarcia del comune di Viareggio, l'uscita dal dissesto congela i rincari stabiliti ad agosto che avevano preoccupato intere famiglie. Spirale, si fa vivo il governo, l'ira dei sindacati, scaduti i termini per le procedure, accordi fatti e vertenza ormai chiusa, si avvia la delocalizzazione tutta made in Italy. Sicurezza in discoteca e gestori ostaggio dei costi elevati, i fatti di Ancona scuotono la Versilia, gli esperti invitano alla prevenzione, investire nelle professionalità. Un premio al merito, consegnate le borse di studio della Banca di Credito Cooperativo della Versilia, 188 studenti ricevono l'assegno annuale per l'anno scolastico passato, premiate anche le eccellenze del territorio. Ciclismo, ecco la 54esima Tirreno Adriatico, confermata la partenza dal Lido di Camaiore, la storica gara ciclistica in programma dal 13 al 19 marzo per il quinto anno, lo start sarà Camaiore-Pomarancia. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi Versilia. In apertura parliamo di scuola. È una buona notizia perché sono state congelate le tariffe per le mense scolastiche e nidi d'infanzia. In estate l'amministrazione comunale di Viareggio aveva varato dei rincari anche consistenti dal 1° di gennaio, scatenando polemiche e preoccupazioni fra i genitori, ma adesso la marcia è indietro. Sentiamo il servizio e i dettagli per questa motivazione e questa decisione. Sono stati bloccati gli aumenti delle tariffe delle mense scolastiche di Viareggio. Nei prossimi giorni la Giunta varerà la sospensione della delibera dell'8 agosto che stabiliva aumenti notevoli dal 1° gennaio 2019 dei costi a carico delle famiglie per i pasti a scuola e per i nidi d'infanzia. Oggi il costo massimo di un pasto è di 5,38 € per tutti i redditi superiori ai 12.600 €, ma con i rincari inizialmente previsti si sarebbe arrivati a 6,70 €. Tutto però è stato bloccato, complice l'uscita prossima del Comune dal dissesto finanziario e soprattutto vista la sentenza del Consiglio di Stato che a settembre ha spianato la strada al pasto da casa con probabili e incalcolabili ricadute negative sui ricavi nella gestione del servizio di refezione scolastica. Ora con l'uscita dal dissesto possiamo rimetterci a calcolare le tariffe, quindi sempre riportando il reddito lineare, quindi in una sorta di indicazione precisa come se fosse appunto un pettine in base a quanto uno effettivamente guadagna, tanto partecipa per quanto riguarda le tariffe della scuola, ma senza il vincolo del dissesto. Quindi l'obiettivo è quello non di aumentare le tariffe, bensì l'esatto contrario, quello di portarle in diminuzione. La notizia dei rincari in arrivo aveva già provocato la dura reazione di molti genitori pronti a mobilitarsi contro la decisione del Comune. Ma adesso l'amministrazione, dopo aver congelato le tariffe attuali, è sicura di diminuirle dal prossimo anno scolastico, con una retta massima giornaliera di 5,90 €, che riguarderà però solo i redditi ISEE sopra i 50.000 €, ovvero coloro che hanno un reddito effettivo di circa 120.000 € annui, mentre per gli altri la tariffa calerà. Da gennaio non cambierà assolutamente nulla, da settembre arriveranno, perché ci stiamo già lavorando, delle novità che però saranno a favore, nel senso che appunto punteremo ad abbassare le tariffe, punteremo anche ad ampliare le ipotesi di risparmio per i secondi figli, per il terzo figlio, in ogni caso cercando di portare la ripartizione delle tariffe sempre più vicina al reddito effettivo delle famiglie, comunque non in aumento. Parliamo ancora di scuola, è nota a tutti la situazione difficile dell'alberghiero Marconi, ma in particolare parliamo delle condizioni dell'istituto del Collegio Colombo in Darsena, che sarà ristrutturato a breve. I genitori degli studenti temono però profondi disagi e lunghi per i ragazzi. Nasce per questo un comitato dei genitori per rivolgersi alla provincia di Lucca. Sentiamo. I genitori degli studenti dell'Istituto Alberghiero Marconi di Viareggio dicono basta agli infiniti disagi subiti in questi lunghi anni di difficile permanenza nei locali fatiscenti del Collegio Colombo. Rischiano di seguirne molti altri, disagi dovuti ai lavori che partiranno a breve nella struttura, finanziati e programmati dalla provincia. I circa 180 studenti a rientro dalle vacanze di Natale si ritroveranno infatti divisi tra la sede centrale di Via Virgilio, l'Istituto Piaggia in Darsena e il circolo Il Fienile
femminile al Varignano, dove saranno allestite provvisoriamente le cucine e i laboratori. Ma come si sposteranno gli studenti? Quanto tempo si perderà nei movimenti? E a che prezzo per la qualità delle lezioni? I genitori, con tutti questi interrogativi, hanno deciso di costituire un comitato che si riunirà per la prima volta venerdì sera alla Croce Verde di Viareggio. Le preoccupazioni principali è che una situazione di emergenza poi diventi invece una soluzione duratura nel tempo. Questo comitato che sta per nascere che compito avrà? Avrà il compito di sostenere e affiancare la scuola, che in questi anni nella persona del preside Soppo è stata eccellente nel lavoro che ha fatto e nell'adoperarsi per i nostri figli. Il nostro primo intento è rivolgerci al presidente della provincia che si occupa delle scuole superiori, avere un incontro con lui per sapere i tempi, le modalità dei lavori, per non essere di nuovo vittime di promesse mai mantenute come è accaduto fino ad adesso. Parliamo di lavoro, la crisi ormai al capolinea dello stabilimento Spirale a Monsagrati nel comune di Pescaglia, 42 lavoratori ormai prossimi al licenziamento, molti di questi lavorano e vivono in Versilia, nei comuni di Camaiore e di Massarosa. Solo oggi arriva un'apertura da parte del governo che scatena però l'ira dei sindacati che dicono è troppo tardi, sentiamo. Troppo poco e troppo tardi. Il governo si rende disponibile solo ora per un confronto sulla Nora Spirale, quando ormai i giochi sull'azienda di Monsagrati sono fatti. Dal Ministero del Lavoro è arrivata adesso la risposta alle interrogazioni presentate dai parlamentari, una risposta che ha fatto andare su tutte le furie i sindacati. In premessa, infatti, si dice che l'azienda non ha usufruito di aiuti dello Stato, che tecnicamente è vero perché i contributi sono della provincia autonoma di Trento, ma i soldi sono sempre quelli pubblici e Trento, fino a prova contraria, fa sempre parte dello Stato italiano. Il governo giallo-verde scrive comunque di essere disponibile ad aprire un tavolo per tutelare i posti di lavoro a rischio, qualora richiesto dalle parti in causa, azienda o sindacati. Ora, qualora richiesto dalle parti, questa richiesta è stata fatta in forma scritta e ufficiale dalle organizzazioni sindacali il 7 novembre. Non abbiamo ricevuto risposta alcuna e ora ci vengono a dire che sono disponibili. Dopo, perché lo citano nella risposta all'interrogazione parlamentare, dopo che anche loro sanno che la vicenda si è già chiusa. Vertenza chiusa, infatti. In questi giorni i sindacati, scaduti i termini procedurali, hanno dovuto firmare l'accordo di buona uscita con l'azienda per garantire almeno qualche soldo in più ai 42 lavoratori di Monsagrati che il lavoro lo hanno già perso. La prossima settimana l'accordo sarà sottoposto ai singoli lavoratori, che potranno accettarlo, o decidere invece di accettare il trasferimento a Trento per non più di 15 di loro. Oppure potranno decidere di non accettare niente e fare causa. Ma questa è una strada tutta in salita, soprattutto ora che il governo ha messo nero su bianco che l'azienda non ha ricevuto aiuti statali. E così si compie l'incredibile delocalizzazione tutta made in Italy, finanziata sia pure in maniera indiretta con i soldi della provincia di Trento. E chissà che non sia stata aperta la strada ad altre operazioni di questo tipo. Sulla vicenda c'è la nota dell'amministrazione comunale di Camaiore che esprime solidarietà ai lavoratori ma anche amarezza per come si è arrivati a questo risultato. Auspichiamo che si possa giungere a nuovi approdi, scrive l'amministrazione camaiorese, magari attraverso il coinvolgimento di nuove energie imprenditoriali che possano ridare vita a uno stabilimento rinomato come modello di produttività, qualità e efficienza. Sconcerto viene espresso dall'amministrazione del Dotto di fronte all'incapacità di discutere e affrontare un grave tema politico, occupazionale e territoriale nelle sedi opportune di livello nazionale. Va ricordato che il Consiglio Comunale di Camaiore, come quello di Massarosa, avevano approvato all'unanimità delle mozioni rispettive per esprimere vicinanza e solidarietà a questi lavoratori e anche per fare tutto il possibile per risolvere questa crisi aziendale, come avete sentito, ormai arrivata in fondo, purtroppo. Parliamo adesso di sicurezza nei locali, nelle discoteche. Ovviamente sapete a livello nazionale il grande dibattito che si è acceso dopo i drammatici fatti nella discoteca Lanterna Azzurra di Ancona in Versilia. Gli esperti parlano ai nostri microfoni e l'accento è posto sui gravi costi che sono a carico dei gestori, ma anche la richiesta di sempre maggiore professionalità nella gestione dei grandi eventi. Sentiamo il servizio di Silvia Toniolo. Le leggi sono giuste? Sono troppe? No, non sono troppe. A volte sono disattese?
questo dipende da caso a caso. Quanto sono sicure le discoteche in Versilia? Dipende dai gestori, che non sempre investono in professionalità. Non parliamo di sicurezza strutturale, sulla quale fare un quadro è davvero difficile, ma di gestione dei grandi eventi. I fatti di Ancona preoccupano anche la Versilia, che conta ben 12 discoteche. Credo ci sia stato un problema nella gestione, nel come evacuare queste persone. Tant'è il filmato, uno dei tanti filmati che si vede, punta l'accenno nel momento in cui crolla quel parapetto, tutte quelle persone lì stazionarie non dovevano starci. Non è allarmismo, ma un invito alla riflessione, quello degli esperti del nostro territorio. Riflessione che parte da un dato di fatto: investire in professionalità che vigilino le entrate e le uscite in una discoteca e per una singola serata costa all'incirca 2.000 euro. Può succedere che in alcuni frangenti il personale utilizzato alla manifestazione non sia adeguatamente formato, e questo può comportare un problema nella gestione della sicurezza. Capita spesso? Se mi chiedi questo, ti posso dire sì. Se si parla di capienza delle strutture che ospitano gli eventi, si entra in un rebus senza fine. C'è un limite massimo che può essere monitorato attraverso la vendita dei biglietti. Sì, ma è il nero che poi non fa quadrare i conti. Scelte imprenditoriali frequenti, secondo i professionisti, e le più rischiose. La capienza di un locale viene monitorata in due maniere: o attraverso i palmari che leggono i biglietti, e quindi si ha un controllo di tutti i biglietti che entrano e tutti i biglietti che escono, in modo tale che in tempo reale si ha la gestione di quante persone sono all'interno del locale. Come si possa gestire il bianco e il nero? Naturalmente questo dipende molto dal gestore, di volta in volta. Naturalmente non dovrebbe esserci mai una vendita superiore alla capienza massima consentita dalle licenze rilasciate dalla Commissione. La politica, il Consiglio Comunale di Stazzema ha eletto il nuovo presidente. Come sapete, Alessio Tovani nella scorsa settimana è stato nominato vice sindaco dopo la scomparsa di Egidio Pelagatti e dunque costretto a lasciare il ruolo di presidente del Consiglio Comunale. È sostituito da Fabio Poli di Levigliani, è già stato assessore nel corso del mandato amministrativo e avrà il compito di guidare il Consiglio Comunale per i prossimi 6 mesi circa, fino alle elezioni del prossimo maggio. Torniamo a Viareggio, in Darsena un nuovo look, non soltanto per la farmacia comunale, una nuova PharmaCity, il nuovo layout scelto da iCare. Il presidente Pagnini ai nostri microfoni difende anche la carta dei servizi, la carta salute per le prenotazioni sanitarie private. Sentiamo. Ha cambiato veste anche la farmacia comunale della Darsena. Da oggi la struttura pubblica di Via Coppino ha riaperto i battenti dopo i lavori di ristrutturazione come PharmaCity, il nuovo brand scelto da iCare per rivitalizzare le 7 farmacie municipali. Un investimento da circa 60.000 euro su una superficie di 80 metri quadri con lo stesso layout già installato alla stazione ferroviaria. Stiamo rendendo omogenee e riconoscibili, identificabili nel marchio PharmaCity tutte le farmacie comunali della città. La prossima settimana montiamo i robot alla farmacia della stazione, è il completamento di quella farmacia, il robot meccanizzato che porta direttamente i farmaci sul banco, un investimento serio, è un ammodernamento serio, e poi arriveremo, il prossimo step sarà Torre del Lago, la farmacia di Torre del Lago e poi Marco Polo. La nuova PharmaCity ospiterà a breve anche il corner dedicato all'autoanalisi, inoltre è già attivo il servizio di prenotazione CUP con il Sistema Sanitario Nazionale, mentre a breve partirà l'iCare CUP per prenotare visite in strutture private con la carta salute, già distribuita tra 12.000 persone. Una soluzione già criticata dalle forze politiche di sinistra, perché ritenuta troppo a favore della sanità privata e dunque del profitto. Non è che si spinge per un settore piuttosto che un altro, i cittadini possono scegliere. Se vengono in farmacie comunali possono avere l'ampia facoltà di scelta. Se vogliono il Servizio Sanitario Nazionale, sceglieranno il Servizio Sanitario Nazionale, faranno le prenotazioni come facevano prima. Se hanno possibilità e voglia, tempi più stretti, per avere un altro tipo di servizio, noi gli diamo questa possibilità.
La gestione delle farmacie resta una delle attività più redditizie per iCare. Un euro speso nelle nostre farmacie ritorna sicuramente ai cittadini in servizi. Questo è anche uno dei motivi per cui stiamo investendo, stiamo innovando, perché noi pensiamo che appunto, essendo una società totalmente in house providing del comune di Viareggio, contribuire al benessere e al cittadino in generale sia una delle nostre mission. Centinaia di studenti versiliesi, per l'esattezza 188, sono stati premiati con le borse di studio della Banca di Credito Cooperativo della Versilia Lunigiana e Garfagnana, consegnate in una cerimonia evento all'Un Hotel di Lido di Camaiore. Vediamo. È sempre un momento di grande soddisfazione quando si premia l'impegno, il merito e lo studio. E anche quest'anno è stata una grande festa per centinaia di famiglie la cerimonia di consegna delle borse di studio della Banca di Credito Cooperativo della Versilia Lunigiana e Garfagnana, andata in scena per la Versilia all'Un Hotel di Lido di Camaiore. 188 gli studenti versiliesi, dalla terza media alla maturità, premiati per i risultati dell'anno passato con assegni fino a un massimo di 400 euro. Ma in tutto, nei 5 territori di competenza della banca, nata a Pietrasanta nel 1952, sono stati 403 i ragazzi premiati, per un importo che sfiora i 90.000 euro. Questo viene da una salute della banca che comunque ormai si ripete da diversi anni e che anche quest'anno ripropone numeri sicuramente positivi. Tantissima gente, accompagnati quindi dai genitori e anche dai nonni. Siamo entusiasti perché abbiamo unito il merito dei giovani con il merito dell'eccellenza del territorio. Consegnati anche i premi eccellenza a Lida Berti, voce lirica versiliese di livello internazionale, Nicola Neri, fisico pietrasantino che si divide fra Milano e il CERN di Ginevra. Consegnati anche i rosoni d'argento al campione di rugby Dennis Dallan, viareggino d'adozione, e a Michele Pellegrini, sceneggiatore Forte Marmino, premiato al Festival di Cannes per Troppa Grazia. È provato scientificamente che lo sport migliora sicuramente le prestazioni, anche la scuola. Non possiamo levare una cosa, non può escludere l'altra. Che cosa farai con la borsa di studio? Per ora la tengo da parte per poi proseguire gli studi futuri in veste universitaria e anche forse proprio per il mondo del lavoro. Ormai è 5 anni che la prendo tutti gli anni, mi impegno sempre nella scuola, è il mio obiettivo da sempre e penso anche del futuro, quindi è una grande soddisfazione vedere riconosciuti gli sforzi che facciamo. Penso di metterli da parte, però mi garberebbe fare comunque sia un viaggio anche a me, vedere comunque sia come usarli per i prossimi anni e speriamo bene. E ci sarà uno speciale, una puntata speciale di Zoom dedicata proprio alla consegna delle borse di studio BVLG che andrà in onda il prossimo martedì. Vi comunicheremo naturalmente gli orari a breve. Torna anche quest'anno a Viareggio Rombo di Natale a bordo della sua slitta trainata da moto e non da renne. Tornerà il Babbo Natale Biker accompagnato dall'associazione di volontariato, naturalmente motociclette, jeep americane e non soltanto. Una manifestazione ormai familiare per i viareggini e non soltanto. L'appuntamento in piazza Mazzini sul Belvedere delle Maschere domenica 16 dicembre dalle 9.30 alle 18.30. Confermata l'immancabile pesca di beneficenza nell'intera giornata di domenica. Ci fermiamo qua con la pagina di cronaca, tra poco di nuovo insieme con le notizie sportive del TG Noi Versilia. Ben ritrovati, eccoci alla pagina sportiva del TG Noi Versilia. Questa sera in primo piano il ciclismo, perché è stata presentata a Milano la 54esima edizione della Corsa Ciclistica Tirreno Adriatico, edizione 2019, presentata ufficialmente. In programma, ricordiamo, dal 13 al 19 marzo 2019, confermato l'avvio della corsa, una delle brevi gare a tappe più importanti al mondo, da Camaiore e da Lido in particolare. Lo scorso anno vinse il polacco Michał Kwiatkowski. L'avvio sarà ancora una volta una cronometro a squadre di 21,5 km che assegnerà anche la prima maglia azzurra. Cronometro a squadre composto da due settori praticamente rettilinei che si corrono sulle due carreggiate del lungomare della Versilia fra Lido di Camaiore e Forte dei Marmi, intervallati da un giro di boa del percorso rettangolare attorno a un isolato. Per il quinto anno consecutivo, Lido di Camaiore sarà la sede di partenza
eccellenza della Tirreno Adriatico. E il giorno dopo, dunque il 14 di marzo, si correrà la Camaiore Pomarance, 189 km, tappa che parte nei primi chilometri con le ascese al Monte Magno e al Pitoro prima di lasciare la provincia di Lucca, appunto in direzione Pomarance. Il calcio adesso con i risultati del turno infrasettimanale del campionato di Serie D che vede in testa il Givi Borgo, buoni risultati seppur con situazioni diverse per Viareggio, Real Forte Querceta con il nuovo tecnico e per il Seravezza. Il punto con Roy Lepore. Per il turno infrasettimanale del campionato di Serie D il Givi Borgo ha vinto a Massa 1-0 con rete di Maccabruni, approfittando delle sconfitte di Tutto Cuoio e Ponzacco è balzato in testa la classifica. La rete è avvenuta sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Frugoli. Il Givi Borgo ha dovuto fare a meno dello squalificato Ortolini di Chianese infortunato. Domenica riceve il San Donato. Il Viareggio ha pareggiato in extremis 1-1 sul campo della Pianese con il quinto gol di Chicchiarelli realizzato subentrando dalla panchina come nelle volte precedenti. Il suo tiro su punizione è stato deviato leggermente da un difensore che ha spiazzato il portiere. Domenica i bianconeri sul neutro di Forte dei Marmi ricevono il Gavorrano. Il Real Forte Querceta ha conquistato la prima vittoria con la Sina Lunghese per 1-0 della gestione Marco Braghi grazie alla rete di Fialchini ed è stata importante non solo per la classifica ma certamente per l'autostima dei ragazzi per poter sperare di risollevarsi dalla delicata posizione di classifica. Domenica trasferta a Ponzacco. Pareggio per il Seravezza Pozzi all'Agliana per 1-1 con rete di Liorni per i padroni di casa nel primo tempo e di Rodriguez su rigore allo scadere dell'incontro dopo che era stato espulso Grassi per doppia ammonizione e Borgia aveva effettuato un salvataggio provvidenziale. Animi caldi nel post partita, domenica derby in casa con la Massese, sempre più in difficoltà per i problemi societari. In casa bianconera del Viareggio 2014 c'è da segnalare che il centrocampista Yuri Papi, che fin qui ha segnato, ricordiamo, ben 5 reti, ha chiesto di essere svincolato dal team zebrato. La società lo ha lasciato dunque libero. Non intendiamo tenere chi non se la sente di restare. Questo è il commento filtrato dalla società viareggina. Ok adesso, ok su pista con l'ultima vittoria rigenerante per il CGC Viareggio in trasferta sulla pista delicata del Monza. Sentiamo le parole di Fernando Montigella, ai nostri microfoni, servizio. Dopo la vittoria da parte del 100 giovani calciatori sulla pista di Monza, Nando Montigella analizza la gara ma già è rivolto con la mente alla partita di sabato sera alla Pala Barzacchi alle 20.45 con il Sarzana, estremamente importante per poter centrare la posizione per disputare la finale 8 di Coppa Italia. E penso che sia stata una prestazione di carattere perché una pista difficile con una squadra dura che corre dal primo secondo fino all'ultimo, si è dimostrato che anche sotto di due reti hanno spinto fino all'ultimo. È una pista molto complicata a livello parquet, però siamo riusciti a tirare fuori l'orgoglio, a tirare fuori la voglia che abbiamo con la quale stiamo lavorando, quindi penso che sia un risultato più che positivo. Penso che la cosa importante è che nonostante che ci hanno pareggiato due pari, siamo rimasti in partita, mancavano ancora credo che 5 minuti, siamo rimasti in partita, non siamo andati oltre le righe, quindi penso che il punto importante sia al di là della vittoria quello, che siamo rimasti con la testa in pista. E ora sinceramente pensiamo a Sarzana, poi l'altra partita si vedrà. Ora pensiamo al Sarzana, pensiamo solo a quella partita e niente, pensiamo solo a vincere quella partita e basta. Non dobbiamo pensare sinceramente alla Coppa Italia perché quello viene da sé. Era l'ultima notizia della pagina sportiva, facciamo una pausa, come di consueto tra poco torniamo insieme per gli eventuali aggiornamenti. Ben ritrovati, terza parte del TG Noi Versilia, non abbiamo aggiornamenti di cronaca e dunque ci fermiamo qua con questa edizione del telegiornale. Vi ringrazio per essere stati con noi, auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata.